Sì. Non devi dire Piazza della Repubblica, opera del Palermitano Paolo Rotelli, Piazza della Repubblica, altrimenti del deserto. Perfettamente, ok. Motore gira! E scena 9-1 quarta e ciao! Si muove l'autobus! Buon. Azione! Madonna, a me Roma marrava, tutte queste cupole come il poppe, il traffico, i politici corrotti, le puttane! La dolce vita! Ciao bimbe, ciao! Ogni 25 minuti si prende un pulmino, si torna qui, si caricano tutte! Madonna Roma, io non ci credo! Mi sembra per un sogno! Sto, bellissimo! Silenzio, per favore. Ok, dai, pronti? Noi saremmo i finalisti, quindi se... Ambrogio Scordia? Sì. Prego, da questa parte vi faccio subito accompagnare. Vi accompagno io, ragazzi. Posso? Prendo anche uno di questi, grazie. Da questa parte. Questo è un film che da tanto tempo volevo fare. Raccontare la passione per il cinema da parte di aspiranti sceneggiatori, aspiranti cineasti, collocandolo per l'appunto in un'epoca del nostro recente passato, ovvero quando ancora tutti i grandi miti del cinema italiano erano vivi, attivi, potenti, affascinanti, anche spaventosi, insomma. Quindi metterci dentro uno sguardo di passione e di adesione a quella mitologia e allo stesso tempo uno spirito umoristico, ironico, di presa in giro. Chiamala, chiamala, no, chiamala davvero! Eugenio, vieni qua, vieni qua! Eugenio, mi metto i tuoi rivali. Bimba come rivale, stai gelido, stai bene, stai bene. Assurdo essere qui, no? Dimmi, andiamo al vostro tavolo. Allora, attenzione ragazzi, ho bisogno di fare una prova. Ma parlino solo coloro che devono dire le battute. Gli altri tacciano o mimino, va bene? Grazie. Durante l'arrivo di Eugenia, Francesca Silvia sfilasse dietro Eugenia, come a prendere, a accoglierla affettuosamente. Anche lei, ecco. Eccola! Oh. Che fine avevate fatto? Qua c'è già la vostra collega Malaspina. Ma che fine avevate fatto? Eugenio, ti presento noi rivali. Ma andate da Scavalli? Dove è andato io? Non perdere del tutto il campo, ma per un attimo va anche bene. Più veloce, questa è stata un po' conviviale. Ti accompagna, le accompagna. Azione! Coprimi! Chi sono? Fendimetrazina. Sono Anfio, ti fai di Anfio. Chiaro, in una situazione così non so come affrontarla, se no. Vuoi? No, una cannetta ce l'hai. Questi tre ragazzi si incontrano alla serata di premiazione in cui sono tutti e tre finalisti. Ed è un incontro piuttosto bizzarro perché avviene fra tre personalità totalmente diverse. Infatti Antonino viene da Messina, la Messina del 1990, quindi più siciliana rispetto a oggi. Eugenia è figlia dell'alta borghesia romana, invece Luciano è figlio del proletariato piombinese degli anni 90. Movimento e azione! Siamo quasi arrivati, ecco giù. Ma qui chi ci sta? Il sindaco, il prefetto? No, il coso coi baffi, com'è che si chiama? Il segretario dei comunisti? Ma che Occhetto? Abita qui? No, suoniamo il campanello! Gli voglio dire che il mio amico Armando è disperato, che vuole cambiare il nome al partito, non si dà pace. Vabbè, io li sono tutti. Che bello scappiamo! Puttana la miseria, che minchia fai? Dove? È casa tua, abiti qui, ma sei ricca. Ricevuto, stiamo correndo insieme. Ok, quello dice che ci deve aprire il conto alla banca a Messina, ci devi proprio piangere quasi, quando, ok? Perché che ci deve aprire il conto sulla banca a Messina, che non ce l'ho il conto io. Forse andata, Industriale, narcotrafficante, evasore fiscale. Non rompere i coglioni. Mi dai il tuo assegno, tanto te che te ne fai? Non l'hai fatto solo questo ciacco, l'hai fatto sempre quando eri inquadrato. Ci facevi il verso a lei. Ah, sì, sempre, l'ho sempre fatto. Che verso mi fai? Il mio personaggio è Eugenia Malaspina
ed è una ragazza un po' più grande di me, 24 anni, sempre alla ricerca di una completezza, di una felicità, di uno stare bene che non arriva mai, e che però si apre a questi due ragazzi che vengono, uno siciliano e uno toscano, e trova in loro un punto d'appoggio, gli si affida completamente, apre completamente le braccia a dire finalmente qualcuno che sta con me, che magari mi può capire. E c'è anche questa specie di euforia, no? Non la perdere in questa zona, perché sono stato curato perché la tutto fuori in campo, adesso stavo vedendo che invece addirittura li ignori, invece no, non succede mai, tutto quello che ti dicono, che dicono che stasera sti ragazzi ti interessano moltissimo e ti fa ridere, come sentito il film. No, ti immagini, 18,5 seconda! Sì, che tristezza il concetto di settimana bianca, sono ordini impiegati con berretti spiritosi. La mia prima esperienza di set grande, in realtà proprio la prima esperienza di set, esattamente come poi anche per Luciano, che si ritrova per la prima volta catapultato a Roma e nel mondo del cinema, e venendo da una piccola realtà che è, no, più che è la sua città, Piombino. No? Sei pazzesco. Sei stata a Vienna? Oh, sì. Vai all'ultima parte. Ragazzi, ti fai l'ultima parte. No, questa sarà Vienna, ovvio. C'è il sole! C'è il sole! Andiamo, andiamo in partenza! Partito! Due porta per due macchine. Vado, Paolo. Vai. E azione! L'amicizia che si stabilisce tra giovani aspiranti artisti, in questo caso aspiranti sceneggiatori, i loro rapporti, le dinamiche dell'euforia. In fondo è il racconto corale della stagione delle illusioni. Ecco, c'è la bellezza della città di Roma raccontata con gli occhi per l'appunto di chi la scopre. Probabilmente in questo sentimento c'è qualcosa anche di personale. Credo che sia io che Francesca Archibugi, che Francesco Piccolo, che hanno scritto con me il copione, abbiamo conferito a questi personaggi qualcosa dei nostri ricordi e delle esperienze che abbiamo vissuto. In questo film è tutto vero e tutto inventato allo stesso tempo. I personaggi che raccontiamo sono frutto di ricordi, di ispirazioni che arrivano dalla realtà, ma allo stesso tempo sono tutti quanti romanzati, sono personaggi di un film. Azione! Io non te sento. Oh, e parla, no? Se mi senti, parla più forte. Questo ce l'avevo solo io, Giosimia Montezemolo. Negli anni ne ho vissuti veramente gli incontri con tutti, gli sceneggiatori, eccetera, che qua vengono nominati, e anche cambiando anche i nomi. Si parla di Monicelli, di Scola, di tutti questi grandi registi e soprattutto degli sceneggiatori. Tutte le avventure che avvenivano, come si costruivano i film, le bugie che si raccontavano, i produttori che andavano e cercavano danaro un po' dappertutto, le riunioni degli sceneggiatori, i premi che si davano agli attori e ai vari futuri grandi registi. Ma anche lì con queste stronzate. A permessa, ce la siamo messa, si accoccia noi. Chiuso il discorso, è vero Gianfranco? I chirurghi. Stiamo a dire all'amichetto nostro qua, che ci sarebbe da ingrandire il ruolo da fidanzata di sto Antonello, giusto? La volemo far contenta la cocchetta mia. Dentro questo film corrono dei conflitti, uno dei più rilevanti è quello tra vecchi e giovani, cioè la gioventù, l'ingenuità, il trasporto sognante di questi tre ragazzi che va ad impattare con invece il disincanto, anche il cinismo, anche la disperazione invece di una generazione di vecchi gloriosi cineasti, una specie di ancien regime che saldamente teneva in mano il paese, quindi anche il cinema. Un altro grande conflitto che corre tra questi ragazzi e nel
contesto che raccontiamo, cioè in quell'Italia, in quel cinema, in quegli anni, è il conflitto sessuale, direi, tra maschi e tra femmine. Raccontiamo in fondo quello che era il cinema italiano, quello che è stato, che forse è ancora, cioè un cinema italiano molto maschile. Io ero uno di loro, i giovani anziani. Tutti cercavamo di vestirci e di atteggiarci come i nostri maestri, come il nostro maestro. Quindi avevamo la cravatta, di maglia, le giacche di tweed. Voltatevi per un momento e poi riprendete a lavorare tutti sono ridacchiando dicendo si sta facendo il culo a questo uomo e godete anche saticamente, perché questo è un possibile vostro rivale, un usurpatore, uno di quelli che vorrebbe stare lì. Portare gli occhi fuori dalla finestra, no? Quindi, insomma, non va bene. A chi ti vende a ridere? Quindi cazzo. Non hai capito un cazzo? No. Dickens aveva uno scenografo, un costumista, un direttore della fotografia? Te lo sto domandando. No. Giusto. Detto questo, cosa ti devo dire? Cosa vi devo dire? Non avete proprio voglia di guardarvi intorno. La meraviglia e la paura, tantissima paura, che lui prova davanti a tante cose, è stato un po' quello che ho provato io sul set. Per cui è stato molto divertente fare la somma fra quello che era il mio stato d'animo e quello che immaginavo potesse essere lo stato d'animo di Antonino. È un onore per me. È un onore. Questo è Antonino che parla. Vieni Malaspina, prego. Complimenti, copione straordinario. Grazie. L'avvocatessa comunque verrà a salutarvi, vi lascio soli intanto. Grazie. Ho letto prime pagine così, poi ho letto tutto due volte perché veramente è forte, è formidabile. Merci, cioè grazie. Eugenia ha tutte quante le sue fisime, le sue ansie che l'accompagnano costantemente e che non la fanno sicuramente godere la bellezza di un'esperienza del genere, di un viaggio del genere, però allo stesso tempo la trattengono un po'. Ecco, io devo dire che non ho avuto paura. Io ho la musica in cuffia, non sono pazza. Silenzio, motore! Vado? Vadi! Tu devi farti trovare che stai ballando, ho visto che balli bene tu. Sì. Perfetto, fammi vedere. Fatto. Con chi stai ballando? Con lei, perfetto. Anche lei, signorina. Voglio bene anche a lei. Voglio bene. Mi posso permettere? Ma è una notte magica. No, non te ne andare lì, ti perdi tutto. Potremmo partire da lei, che balla con due bicchieri, scolandosi bicchieri. Ti raccontare Marrakech! Marrakech, i deserti messicani, la cena imperiale, il lungomare di Biarritz. Bravi, prendete l'interregionale tra Grosseto e Campigna. Guardate dentro le. Guardate nelle finestre, passaggio a livello, quei tinelli con la TV accesa! Non venirmi addosso, no, adesso vai indietro. Quei tinelli con la TV accesa. E lì dentro c'erano pezzi di letteratura, di cinema che nessuno sta scrivendo. Nessuno, imbecilli che si è. Ancora. Imbecilli che si è. Io te lo faccio. Imbecilli. La sensazione che ho provato di sentirti parte di qualcosa di molto grande. E questo è stato molto, molto bello. La prima volta che mi capitava. Grande gratificazione, una grande gioia. Poi trovarsi così in questo mondo che è molto, molto veloce, sono stati questi due mesi. Quindi passi, non c'erano molte vie di mezzo, no? E come anche si vede molto nel film di Luciano, è capitato moltissimo anche a me, che da una gioia estrema dalla gioia estrema alla tristezza, non c'erano troppe vie di mezzo, comunque sì, grandi emozioni. Grazie signora, alla sua salute! Dentro questo film c'è un po' di
commossa nostalgia per la stagione della gioventù, per la stagione della scoperta, quel mondo che era stato lungamente sognato da lontano e che invece viene finalmente scoperto da vicino. E quel fervore, quell'ormone palpitante che è quello dei vent'anni, direi che è un pochino la benzina di questa storia, di questo racconto. È un omaggio a quella stagione della vita, è la stagione dei sogni e delle illusioni, come forse il momento più indimenticabile e più rilevante che possa capitare nella vita di una persona e anche nella vita di un artista. Il cinema italiano è morto per colpa dei voi giovani. Ah, eccola, bella questa, bella! Mi davo pure i premi. Buona, qui è buona. E adesso, fuori dalla mia vita, io devo lavorare, devo fare l'amore, ho il diritto di essere felice. Aspetta, Luciano, dove vai? Scusa, Leandro, con permesso? Scusi, che fate? Per andare tutti Luciano! Quanti. Oh, ma Antonino, te lo vai pure tu? Ma a me che mi riporta a casa? Direi che è un film, diciamo, che racconta quei momenti, devo dire con grande precisione e puntualità, ma in realtà è forgiata come un giallo. Il film comincia con me, che tirano fuori da una Maserati, dove li trovano morto, e da lì comincia un'indagine indietro di tutto quello che è successo per capire come questo personaggio è morto e chi lo ha ucciso. Sono loro. Sono degli assassini. L'hanno ammazzato loro. E vai. Tutto il cinema italiano al comando dei carabinieri. Li mettiamo sotto torchio. Alla fine qualcuno parlerà. Eh? Ci divertiamo. No, non mi ricordo che ci vuole un minuto soltanto. Il maestro mi sta aspettando. Devo intervistare Roberto. Ciao, Federico. Chi è? Savonaro? Savonaro? Savonaro! Savonaro, entriamo insieme! Sto con loro! Savonaro! Sono col dottor Savonaro. Stasera stiamo facendo una scena del film di Fellini, la stiamo ricostruendo, dove io assisto a questa scena ed è ricostruita dove c'è un Fellini che sembra veramente vero, non è lui, anzi io pensavo fosse Rinato, c'è Paolo Villaggio, c'è Benigni e c'è la luna, la famosa luna del film. Volete fare le trame, volete fare i sceneggiatori, il cinema e non avete capito niente della vostra storia. Volete fare gli sceneggiatori, ma non sapete fare gli spettatori. È bello fare gli spettatori, guardare, cercare di capire, appassionarsi alle persone. Entri nella storia del cinema! Che voi le guardate, le persone, vero? Scusate, faccia passare il produttore Savonaro con il vincitore del Solinas e Giusi di indietro tutta. Permesso, grazie. Se no, come li fate i vostri personaggi? Li inventate? Prendete da altri film? Dolly avanza. Te guardi lui e gli fai un segno così e te... Buona, grazie Robertino. Buona, grazie Robertino. Grazie Federica. Grazie Federica, grazie a tutti, il film è finito. Questo è l'assistente alla regia. E l'assistente alla regia è Tom che tuona col megafono. Ok, proviamo a farne una. Giriamo. Dai, dai. Spogliatevi tutti, che il maestro ci assista e ci perdoni. Dai. Dai.